Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75, questo è uno svuota la spesa. Allora, bando alle ciance. Allora, vi ricordate a Natale alla nonnina, mia mamma, gli avevo preso quello della Vileda a triangolo, quello che ha il pedalino che tu schiacci, io ho ragionato che doveva essere di comodissimo. Per mia mamma è stracomodo, mia mamma è contentissima. Invece la nonnina dice che non va, che non ci siamo. Non strizza bene, lei vuole lo straccio strizzato, vuole il mocio bello strizzato e dunque gli ha comprato di nuovo il mocio vecchio, quello col secchio così, perché lei li spacca tutti qua. E giustamente se lei vuole troppo strizzato, e dunque, ma vaglielo a far capire, è inutile mettersi a ragionare e a voler far cambiare idea a una persona di 84 anni. È proprio praticamente impossibile, cioè rinunciate, lasciate ogni speranza voi che entrate in quella porta. E dunque non ci sto neanche a impazzire io e faccio che dargli ragione, boh. E allora gli ho preso il mocio, adesso glielo monto così poi dopo glielo metto fuori dalla porta e se lo prende poi. Ah, montamelo te, Cristina, perché io non sono capace. Ecco, montamelo te, ecco qua, montato. Tolta anche la colla, voilà, e montiamo anche questo. Che anche questi sono dei, oh, sai, signori, questi qua a me non piacciono molto, quelli che sono da agganciare così, preferisco gli altri, quelli che si sfilano. Vabbè, e niente, così glielo metto lì fuori e se lo prende. Comunque è questo, 16,50 euro. Ragazze belle, poi un'altra cosa che vi faccio vedere perché l'ho già utilizzato è questo qua, perché ci sono ancora i prodotti del 20, infatti l'ho messo su questo. Questo qua è un super sbianco, additivo sbiancante profumato, bucato a mano in lavatrice. L'ho preso per le tende, infatti il profumino è buonissimo, di Fiorellini, perché ho lavato le tendine, che ho lavato i vetri, mi mancano solo quelli della sala, però sono contenta perché sono venuti belli, 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 guardate che belli, come brillano. Non dureranno molto, ragazzi, però mi piacciono. E dunque, ho già fatto la lavatrice, appena sono arrivata, sono entrata, sono subito andata con la lavatrice, che così poi, prima di andare a dormire, le metto già su, così almeno siamo a posto, perché a me non piace senza tendine. Io divento, perché boh, sono talmente grosse sulla strada così mi guardano dentro tutti. E buon, ragazzi, andiamo avanti. Vi faccio vedere, giusto, veloce, le cose del congelatore, così le metto via. Che ho preso due così interessanti. Vabbè, questi che sono gli anelli che me li voglio fare io questa sera, ma così è, io li faccio bollire e poi li condisco, non so quante ne farò, poi li divido in porzioni, così li congelo porzionati e ne farò boh, 100-150 grammi, li faccio bollire e poi li condisco solo con un po' di limone, a me piacciono tantissimissimo e mi piacciono proprio tanto. Quelli, e poi ho preso giusto questi che volevo farveli vedere, gli spiedini, così li metto nel congelatore. Questi li voglio fare una sera colmati, praticamente c'è dentro tutti gli spiedini di mare e vediamo se gli piacciono, a me è sicuro. Metto via così poi dopo mi tiro fuori solo quelli che mi servono. E anche lì ho messo il 20% su tutte e due. Infatti, la ragazza della cassa mi ha detto: hai fatto un affare perché ho risparmiato veramente tanto. Poi ho preso questa che va di sopra, che è l'acqua gasata, perché c'era della roba anche sua, della nonnina. L'acqua gasata, la gazzosa sua, che se la beve lei questa. Beve lei tutta a pranzo e a cena, beve un bicchiere di gazzosa con dentro un goccettino di vino. Quella è roba sua. Poi ho preso l'acqua ossigenata, che sapete che io la utilizzo anche per togliere le macchie del sangue, queste cose qua, che non si sa mai. Poi lo zafferano, anche qua gli ho messo sul 20, infatti ne valso la pena, perché lo zafferano è un'altra cosa molto costosa. Poi ho preso i funghi porcini per fare il risotto, dato che ormai ti piace, e anche qua gli ho messo il 20 e ne valsa la pena anche qui. Poi il profumo, e anche qua ho messo il 20, ho preso questo qua, la lavanda, che mi piace. Il pezzo del grana non era possibile ottenerlo perché ce l'aveva già lui di suo, dunque, però è andata bene perché tanto ce l'aveva. Poi la pasta, ma questa niente.
Poi ho preso il fabuloso, questo qua, perché mi sta piacendo veramente tanto. Lo sento proprio bene questo qua. E dunque ho continuato a prenderlo. E anche qua ho messo il 20 e ne è valsa la pena. Anche la ragazza me l'ha detto. Poi ho preso del tonno, questo qua della Carrefour. Ecco dove dovevo metterlo qua. Vabbè, non l'ho messo, vabbè. Poi questo per il bagno, che ha un buon profumino di fiori, dice, vediamo un po' se si sente aprendolo solo così, che buono, sembra quelle caramelle di una volta dolci, che buono. Poi 1 litro di latte, che non ne avevamo più, questo invece per la nonnina, un cestino di arance, queste sono buone, vengono sui 3 euro, però sono veramente buone queste, mi piacciono proprio un sacco. Io arance così vado proprio ghiotta di queste cose. L'olio, infatti anche qua l'ho messo e ne è valsa la pena. Ne avevo ancora, però era, la bottiglia ormai era sotto la metà, ho detto beh, prendiamolo. Anche se mi rimane lì non, cioè, non va male l'olio. Poi dei pelati, una confezione di sacchettini, che sapete che sto sistemando tutti gli armadi. Poi questo per i capelli, questo balsamo qua, l'ho visto dalle gemelle, dalle ragazzine, e sapete che io guardo sempre, anche quando vado nelle case a pulire, a me piace, se è logico, non è che, però pulendo vedi le cose, e do sempre un occhio. Questo qua mi è piaciuto come balsamo, e è per capelli, per renderli lisci e setosi, se mi trovo bene poi ve lo dico, dovrebbe proprio veramente essere buono, vediamo. C'è anche lo shampoo, però shampoo ne avevo ancora, era il balsamo che mi mancava. E poi, che li avevo finiti, i gran cereali. No, veramente cercavo quelli del Carrefour, ma era completamente vuoto lo scaffale perché c'era un'offerta. E niente, allora ho preso i gran cereali perché non ne avevo proprio più. E ho preso questi, li ho messo in 20 però. Poi, questa che va di sopra, che è la chiesa della nonnina, per lei Gianfranco. E poi sono queste le mutandine del Mati. Ho preso 2 slippini per il Mati, questi qua della Pompea. E niente, ne ho presi 2 neri, che erano anche questi in offerta, 5 euro e qualcosa. E allora ne ho presi 2 perché quando gli ho riordinato il cassetto ho visto che ne ha un po', cioè ne ha 4 bellini e ne ha 2 proprio brutti brutti. Allora ho detto, glieli faccio utilizzare ancora una volta quelli 2 bruttini perché li sono lavati, è un peccato buttarli via puliti, secondo me. Cioè anche le calze, io se vedo che sono un po' rovinate gliele faccio usare ancora una volta, perché mi dispiace buttarle via pulite. Quando sistemo i cassetti dico beh, gliele faccio usare. Anche io ho anche questa abitudine sulle mie cose, le mie mutandine, le mie calzine, cioè le lavo. Vedo che non sono più belle, dico, beh, le utilizzo ancora una volta e le butto via, che sono sporche, dato che ci sono, cioè, boh, è la stessa cosa per Mati. E ne ha 2 paia che sono proprio da buttare via. E dunque, adesso le lavo, tanto devo fare una lavatrice dopo ancora, mi manca ancora una lavatrice di nero, perché voglio lavare anche una frapunta che tanto non la utilizzo più, e ho pensato di portargliela al ragazzo sordo, che tanto lui, ho visto che ne ha una lui che è un po' bruttina, è venuta tutta brutta. Allora ho detto beh, quella lì gliela tiro via, gliela elimino e gli do la mia, tanto io quella non la utilizzo più, ho quella nuova così. E anche il materasso vecchio ho pensato, perché sì, è vero, è un pochettino rovinato sul lato, però non è brutto. E allora gli ho chiesto se vogliono, glielo do, tanto io non lo utilizzo più. E a me farebbe piacere, piuttosto di buttarlo via, lo do a lui, perché il suo invece è proprio rovinato, rovinato, ha proprio bisogno di essere cambiato perché si vede che ha tanti anni. E allora ho pensato di dargli il mio, che sicuramente è migliore. E anche per me, almeno mi fa piacere sapere che gli rimane a lui, no? Per buttarlo via, cioè per andare a portarlo in discarica. E niente, adesso ho detto che mi faccio
facevano sapere per poterlo venire a prendere, trovare un camioncino, qualcosa per venirlo a prendere. E niente, tutto qua, basta. Vi ho fatto vedere tutte le cose, adesso tiro insieme, metto via tutto e basta, vorrei rilassarmi. Adesso vedo se riesco a fare le canzoni. Due le ho già provate un po' di volte perché non le sapevo proprio, né Ci sarai né Angeli, le conoscevo le canzoni, però non le ho, non le ho mai neanche ascoltate proprio così bene. E allora le ho provate ad ascoltare un po' di volte e boh. E poi dopo voglio provare a fare anche Il mondo e quella di Elisa. A modo mio, a modo tuo. E niente, poi sicuramente ne metterò una alla volta. E niente, magari un giorno mi metto una, poi la settimana dopo magari ne faccio una alla settimana, vediamo un po'. O magari dei giorni così faccio che metto la canzoncina, vediamo. E ma basta parlare, Cristina. E niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, siete già stati pazienti arrivare fino a qua. E dunque, dato che siete arrivati fino a qua, ormai il passo l'avete fatto, siete giunti al termine del video, dunque mettete un mi piace. No, non vi costa niente. Se non vi piace, mettete un pollice di giù. Fate come volete. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. No? Attivate quella campanellina, che così tutti i giorni vedete questa faccia. Santo mio Dio, ragazze belle. Niente, vabbè, io e il gatto disperato che magari vuole due biscottini. Biscottini. Stava guardando di là verso la porta e appena sentito la parola biscottini. Ciao ragazze.